Pasquale, siamo con l'ex presidente della Camera Laura Boldrini per parlare di Bielorussia in questa conferenza stampa che avete tenuto qui a Montecitorio. Allora, lei ha tentato, tra l'altro, tra le altre volte in cui si è recata in Bielorussia a Minsk, di entrare nel paese, le è stato impedito una volta. Allora, qual è oggi la situazione? Oggi siamo a un punto di svolta in cui addirittura il governo autoritario di Minsk, di Lukashenko, minaccia l'utilizzo delle armi. Allora, intanto vorrei specificare che per me non aver avuto l'autorizzazione a entrare in Bielorussia è una medaglia, nel quanto significa che abbiamo lavorato bene, perché con la collega Lia Quartapelle siamo andate appunto a Vilnius a incontrare la leader Tikhanovskaya, che è la presidente eletta. E per aver fatto questo e aver fatto anche una conferenza stampa al nostro rientro, evidentemente il regime ci ha considerato persone non grate. Pericolose. E pericolose, quindi vuol dire che abbiamo messo, come dire, l'accento sulle parole giuste, e cioè sul regime, sulla repressione violenta, sui brogli elettorali e sul fatto che la presidente legittima di queste elezioni è Svetlana Tikhanovskaya, e che quindi si tratta di un imbroglio che Lukashenko tenta di portare avanti, ma oramai è isolato dalla comunità internazionale. Quindi il nostro impegno è andato avanti perché abbiamo voluto dire chiaro e forte che oggi siamo tutti bielorussi, perché questo popolo oggi rappresenta i valori della nostra famiglia europea, cioè libertà e democrazia. E quindi è giusto avere costituito questo Comitato Nazionale per la Democrazia in Bielorussia, con la comunità bielorussa, con i sindacati, con la società civile e tanti colleghi e colleghe che si ritrovano in questo impegno. Quindi noi andremo avanti, adesso stiamo mettendo a punto una mozione parlamentare. Mi auguro che il presidente Conte incontri quanto prima la presidente legittima della Bielorussia, Tikhanovskaya, che lo faccia perché altri leader europei lo hanno fatto ed è giusto farlo. E io ritengo che noi si debba fare in modo che, se al Consiglio europeo non si arriva a includere Lukashenko nella lista delle persone che hanno ricevuto le sanzioni, lo faccia l'Italia a livello bilaterale, come lo hanno fatto altri paesi. Così come ritengo che dobbiamo considerare l'ipotesi di ritirare il nostro ambasciatore, come hanno fatto altri paesi, le Repubbliche Baltiche, la Germania, la Polonia, i paesi frugali, perché a questo punto dobbiamo mettere in campo ogni azione di cui disponiamo. Ecco, secondo lei Putin come considera oggi la Bielorussia? Lo considera come un suo protettorato e soprattutto che tipo di influenza può avere nel processo di democratizzazione del paese? Beh, Putin gioca un ruolo molto importante evidentemente in tutta la regione. Io penso che però anche l'Europa debba giocare un ruolo importante, sempre considerando l'autonomia del popolo bielorusso, rispettando anche il fatto che loro non vogliono schierarsi da una parte o dall'altra, giustamente. Ciò detto, però, ci chiedono un sostegno, l'opposizione ci chiede un sostegno, e quando i colleghi Pollastrini e Orlando sono andati a Minsk, loro sono riusciti a entrare, hanno fatto incontri importanti e anche in quel caso hanno ricevuto le richieste di essere presenti come Italia, ma anche come Europa, nel sostenere le richieste dell'opposizione e anche di farlo a più livelli, no? Politico, ma anche di sindacati, di società civile. Per questo oggi siamo qua, per fare questo Comitato Nazionale. Ultimissima domanda, la Farnesina vi sostiene adeguatamente? Beh, noi ci rivolgiamo al governo evidentemente nel chiedere di fare di più, di essere forse più, come dire, assertivo su certi temi che noi appunto oggi stiamo qui a sottoporre, perché li riteniamo importanti per il posizionamento dell'Italia anche a livello internazionale. Bene, grazie a Laura Boldrini. Grazie.